Ben ritrovati amici di Android.net e benvenuti alla seconda puntata di Giochi for Android, la rubrica mensile dove ogni ultimo venerdì del mese vi parlerò dei titoli che durante il mese mi sono piaciuti di più, ovviamente per il nostro amato robottino verde. Ma prima di partire, come al solito, vi ricordo di lasciare un bel mi piace qui sotto e iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Cominciamo subito! Partiamo subito da Juicy Jelly Barrel Blast, un endless verticale sviluppato da Microtales in cui dovremo andare a sparare verso l'alto una gelatina attraverso delle botti, evitando di farla scontrare contro nemici e oggetti. E tutto in una grafica veramente colorata e simpatica. Si tratta di un free to play, ma ci sono delle opzioni per guardare delle pubblicità durante il gioco, anche se non sono obbligatorie, e guardandole si possono ottenere dei power up vari, come ad esempio raddoppiare il numero di punti succo accumulati in una partita o ancora recuperare cuori che sono necessari per continuare quando si muore, e costa sempre di più ovviamente ogni revive. Per il resto comunque ci sono anche degli acquisti in app per acquistare appunto dei cuori, dei power up o ancora per raddoppiare per sempre il numero di punti succo acquistati o per sbloccare tutte le varie gelatine che sono all'interno del gioco, che però si possono sbloccare direttamente facendo dei punteggi alti durante le partite, ed è solamente un fattore puramente estetico la forma della gelatina e il suo colore. Ma tra l'altro per cambiare la forma o il colore è necessario guardare una pubblicità. Comunque, un gioco che, anche se non ha l'italiano, è veramente molto semplice e per passare il tempo l'ho trovato veramente divertente. E cambiamo totalmente genere con Asphalt Extreme, il nuovo titolo Gameloft, che è un po' uno spin-off di Asphalt 8, da cui riprende veramente molto il gameplay, ma è anche più frenetico, ha dei tracciati totalmente diversi in zone un po' difficili e tipi di veicoli anch'essi diversi, come i pick-up, dumbbuggy, camion, cose del genere. Veramente divertente come ambientazione, e il gioco è molto longevo perché in modalità carriera ci sono veramente tantissimi eventi da fare e ci sono anche tante auto da poter sbloccare e personalizzare tramite delle carte che si ottengono in gioco, oppure aprendo degli scrigni che vengono dati ogni 8 ore, oppure comprandoli con la valuta di gioco, che a sua volta può essere comprata con acquisti in app, e addirittura i gettoni sono veramente difficili da ottenere nel gioco, e dunque praticamente per alcune auto particolari è necessario fare un acquisto in app. Comunque il gioco è molto divertente, e a parte la modalità classica di carriera, c'è la modalità multiplayer online e quella per degli eventi a tempo che vi mettono alla prova contro tutto il mondo, contro altri giocatori fisici, e dunque veramente interessante come gioco. Ecco, l'unica pecca è che anche per giocare alla modalità carriera offline è necessario essere connessi a internet, e questo potrebbe dare un po' fastidio a molti. Passiamo a Pinout, il nuovo gioco sviluppato da Mediocre, casa che già conoscevamo per Smash It, che è un pinball di grafica futuristica basato in 7 livelli in una corsa contro il tempo. Tempo che si può riacquistare durante i vari livelli prendendo delle sfere bianche oppure attraverso dei piccoli minigiochi, e a parte questo ci sono dei power up che vi aiutano a sprecarne il meno possibile. Il gioco è totalmente gratuito sul Play Store e non ci sono neanche pubblicità all'interno del gioco. L'unica clausola è che se non comprate la versione premium, che costa 3,09€, dovrete sempre ripartire dall'inizio e non potrete usare i checkpoint per ripartire da un livello che avete già raggiunto. Però per il resto è un gioco veramente molto divertente per passare il tempo, non è longevissimo se lo giocate con i checkpoint, ma è molto divertente se invece cercate di finirlo in un'unica run, cosa che sono riuscito a fare dopo molto molto tempo di gioco. L'ultimo gioco di novembre è il primo della Bubble Time US, si chiama Legends TD Non Shall Pass ed è un difendi la torre dalla grafica cartunosa e colorata. E a parte questo, ci sono all'interno del gioco 4 tipi di torrette che dovranno essere piazzate e potenziate all'interno dei vari livelli per superare le orde attaccanti, e ci sono anche vari eroi che hanno poteri particolari e si possono portare al massimo in 3 per partita, e vanno usati appunto per dare un po' di flessibilità contro gli attacchi dei nemici. A parte tutto, le torrette si possono potenziare permanentemente fuori dal gioco tramite le stelline che si ottengono giocando al meglio nei vari livelli, e ci sono delle gemme che possono essere acquistate tramite acquisto in app, e si possono usare per comprare degli eroi, comprare delle pozioni per superare i livelli un po' più impegnativi, oppure per comprare la seconda mappa di gioco che costa 1500 gemme, oppure si può ottenere gratuitamente invitando 3 amici tramite Facebook. Per il resto comunque è un gioco molto divertente e abbastanza longevo contando la seconda mappa. L'unica pecca che ho da segnalare è che è solamente in inglese, e dunque per chi non mastica bene questa lingua, beh, ci potrebbe essere qualche problema dato che ci sono tante descrizioni da leggere.
E dunque per novembre è tutto, noi ci rivediamo venerdì 23 dicembre con l'ultima puntata del 2016 di Giochi for Android, e per il resto comunque continuate a seguirci su tuttoandroid.net/giochi, dove ogni giorno vi segnaliamo gli ultimi titoli usciti per il robottino verde, tra cui qualche giorno fa è uscito il solitario di Microsoft direttamente nel Play Store. Condividete questo video con i vostri amici in cerca di un gioco e ciao!